Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria consulenza. Il premio è quello di professionista dell'anno consulenza tributaria. E andiamo a leggere la motivazione. Per operare da oltre 30 anni nel settore, supportato da un team di professionisti competenti e altamente efficienti, per la professionalità, l'ampia preparazione, la flessibilità e la grande passione. Il premio va a Angelo Cuva, Studio Cuva. E in collegamento con noi c'è proprio lui, Angelo Cuva, fondatore dello Studio Cuva. Benvenuto e complimenti per questo premio. Grazie, bentrovati a voi. Grazie, grazie per essere con noi e le chiedo subito un commento a caldo, come faccio con tutti gli ospiti, insomma, tutti i vincitori. Sì, tanto grazie di questo riconoscimento di cui sono particolarmente lieto, considerata la rilevanza che la tradizione, anche i vostri premi hanno acquisito ormai nel panorama nazionale, direi anche internazionale. Apprezzo anche particolarmente la motivazione che avete dato, non tanto per la professionalità sulla quale non mi posso esprimere per non essere autoreferenziale, ma per riferimento sia al team di professionisti che compone lo studio che alla passione nello svolgimento dell'attività a cui voi vi siete richiamati. Infatti, senza una squadra, senza un gruppo che lavora in sintonia, sicuramente non si possono raggiungere risultati di qualità, di rilievo, vista anche la particolare complessità della materia tributaria, che è quella nella quale noi operiamo. E nel contempo, chiudo sulla motivazione, una professione che ha come finalità quella di tutelare i contribuenti, i diritti del contribuente, per poter essere realmente efficace per raggiungere i suoi obiettivi necessita, come voi avete evidenziato, di una particolare passione, di una forte motivazione nell'affermazione di un fisco equo a fronte di quella che conosciamo essere una realtà di un sistema tributario che presenta notevoli criticità sia sotto il profilo del diritto sostanziale che processuale. Ecco, poi non può mancare la passione, cosa che è stata rimarcata anche nella motivazione, insomma, accanto ad altro che lei ha già citato, professionalità, preparazione, flessibilità. Come siete riusciti, come è riuscito a coniugare tutti questi aspetti nell'ultimo anno, che è stato sicuramente difficile, e soprattutto come guardare adesso al futuro? Quest'anno ha, come noto, delle sue peculiarità, perché il professionista che opera nella materia tributaria, come dicevo prima, si confronta, o direi a volte si scontra, con una normativa che è afflitta da quella che noi definiamo un'ipernomia, una produzione legislativa a getto continuo, asistematica, che determina problemi interpretativi di applicazione non solo per i contribuenti ma anche per gli stessi professionisti. Noi ci siamo scontrati quest'anno, da quando purtroppo questo fenomeno legata alla pandemia ha colpito il mondo intero, con una legislazione emergenziale che quindi si somma a quella ordinaria già complessa, e abbiamo purtroppo dovuto notare come questo tipo di interventi emergenziali anch'essi si siano, come dire, connotati spesso per una loro disorganicità, per l'utilizzo di una tecnica che noi definiamo step and go, cioè di piccoli passi che vengono interrotti poi ripresi, e mancata forse una visione unitaria. Gli ultimi interventi forse segnano un'inversione di tendenza, ma ancora il cammino è lungo e soprattutto il contesto economico nel quale si vengono a muovere le imprese, quindi i nostri clienti, certo, è ancora presso molto, molto difficile, nel quale la nostra assistenza, ecco, diventa ancora più delicata e anche importante. Ecco, quindi insomma, futuro, si riparte da qui, ma insomma con passione anche, penso, più carica, no? Dopo quello che abbiamo vissuto. Così chiudiamo, sì, sulla passione che è sempre importante. Sicuramente la passione ci deve essere, come dire, la benzina, la motivazione fondamentale per, esatto, questa, è anche una sfida che dobbiamo raccogliere per i prossimi mesi, per il prossimo periodo, che sarà, dicevo, molto complesso nell'ambito del nostro settore di intervento. Noi ci occupiamo principalmente di un settore che riguarda il processo tributario, quindi il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie e anche dinanzi in particolare
i giudici di legittimità, la Cassazione, tema questo particolarmente critico di cui oggi si dibatte nell'ambito dei progetti di riforma, ma anche nell'ambito della consulenza tributaria e assistenza di enti pubblici e privati, che chiaramente richiedono anche in questo periodo una particolare attenzione. Ottimo, allora io naturalmente le rinnovo i complimenti a lei, Angelo Cuva, a tutto lo studio Cuva, naturalmente a tutto il team. Spero di ritrovarvi anche nella prossima edizione dei nostri Le Fonti Awards. Grazie, speriamo anche noi poter continuare con questo rapporto che nasce oggi, anche se conoscevo le vostre iniziative, quindi avere ulteriori occasioni di confronto e anche, come dire, di crescita comune. Che assolutamente sì, adesso poi ci vogliono sempre le riconferme, quindi insomma diciamo che è una sfida che prendiamo entrambi. Allora grazie ancora, ringrazio Angelo Cuva, fondatore dello studio Cuva, e a presto. Grazie a voi per questo riconoscimento. Grazie. Buon lavoro. Buon lavoro.